Non ci sono più i sigilli né i fiori a ricordare che qui è morta 10 anni fa Meredith Kercher. Nella casa del delitto, venduta 2 anni fa, oggi vive una famiglia. Perugia non porta più i segni dell'omicidio che nel 2007 sconvolse la città e divenne poi un vero e proprio caso giudiziario. 5 sentenze diverse hanno tenuto i riflettori di mezzo mondo puntati sul capoluogo umbro. La prima sentenza di assoluzione per Amanda e Raffaele è il momento più sentito dalla città. Le dirette televisive non stop richiamano in piazza decine di persone che dopo la lettura del dispositivo urlano contro i giudici. Nel corso del primo processo d'appello le prove contro Amanda e Raffaele vengono sgretolate dalla nuova perizia che ordinano i giudici. Non possiamo affermare categoricamente che non siano stati loro. Noi possiamo solo dire che non c'erano le prove che siano stati loro. Dopo 4 anni di carcere, Raffaele torna in Puglia e Amanda a Seattle. Bisognava andare in carcere a vedere Amanda, l'ho trovata lì, era anche lei completamente frastornata. A finire sul banco degli imputati è ora il lavoro della procura perugina. Troppa fretta nelle indagini, dice qualcuno. La Cassazione però annulla la sentenza d'appello di Perugia e gli atti vanno a Firenze. Per la giustizia italiana, Amanda e Raffaele sono di nuovo colpevoli dell'omicidio. I PM si prendono la loro rivincita, ma è solo temporanea. Nel 2015 la Cassazione mette la parola fine. Gli indizi non sono sufficienti. Amanda e Raffaele vengono assolti in via definitiva. Errori possono esserci, nel gancetto è un errore, va bene, sì, per carità, meglio, sarebbe meglio che non ci fossero, ma non ha prodotto nessun inconveniente. Errore è stato fatto invece dalla Corte d'Appello, d'Assise d'Appello di Perugia e dai periti. Oltre Manica, la delusione della famiglia Kercher, a cui la giustizia italiana non è riuscita a dare una risposta. Dopo 8 anni di indagini e processi, l'unico colpevole in via definitiva è Rudy Guédé, condannato per aver commesso il delitto in concorso, con chi ancora non si sa. 10 anni fa le nostre vite sono cambiate per sempre, scrive oggi Stephanie Kercher, la sorella di Meredith. Il nostro mondo è stato sconvolto da ciò che si potrebbe definire come un'altra notizia di cronaca. È difficile darsi pace non sapendo esattamente cosa successe quella sera. Un delitto in concorso commesso da uno solo, questo dice la giustizia italiana e possiamo dire già semplicemente ascoltando questo verdetto che non fa una bella figura. Chi ha seguito dall'inizio questa intricata vicenda è un giornalista di certo di casa in questo studio ed è Alvaro Fiorucci che saluto, ben arrivato. Grazie, buonasera. Alvaro Fiorucci che ha scritto anche questo libro con Luca Fiorucci, Reperto 36, che ricostruisce tutta questa intricata vicenda. Questo è un vademecum per orientarsi nella intricata vicenda, come dicevi tu. Appunto, e cercando di capire, no, abbiamo sentito parlare di errori. Quali secondo te? A mio avviso è quello che veniva accennato nel servizio da Erika Baglivo, cioè le indagini sono state chiuse in maniera troppo precipitosa. Non dimentichiamo che quando furono arrestati Patrick, Amanda e Sollecito, Raffaele, alla luce delle sentenze, sostanzialmente quel giorno, quando si disse il caso è risolto, furono arrestati, ripeto, alla luce delle sentenze, furono arrestate 3 persone innocenti. E qual è la cosa più strana di questa vicenda? La cosa più strana di questa vicenda è che si è parlato di delitto di Perugia, come se quel delitto, quel terribile delitto, fosse stato in qualche modo generato, partorito dalla città. Invece quel delitto poteva essere benissimo, poteva succedere benissimo in qualsiasi altra città italiana. E invece Perugia è diventato il set, no, di questo delitto sotto gli occhi di tutto il mondo. Abbiamo anche detto che Perugia ha sofferto molto per questo fatto, un calo per esempio di studenti all'università che è durato alcuni anni. Ma perché questa isteria mediatica intorno a questa vicenda? Ma soprattutto per la giovane età dei ragazzi e per le diverse nazionalità coinvolte in questa vicenda. E poi se si è parlato di delitto di Perugia mettendo sotto inchiesta anche la città, probabilmente la città non ha reagito di fronte alla distorsione di fatto della notizia, cioè non era il delitto di Perugia, era il delitto avvenuto in un determinato ambito studentesco, perché quelli, certo, i protagonisti a cominciare
dalla vittima erano studenti universitari, ma quello, ripeto, non è stato il delitto di Perugia, è stato un delitto terribile, ma non di Perugia. L'ultima cosa, in 10 secondi, è la parola fine, cioè è stata messa la parola fine secondo te su questa vicenda o ancora qualche sorpresa possiamo aspettarci? Teoricamente ci sono, stando sempre alle sentenze, una o più persone che hanno in concorso con Rudi partecipato a questo delitto, che dovrebbero essere teoricamente ricercate, ma non vedo grandi movimenti investigativi. E nei confronti di Amanda e di Raffaele ormai le indagini sono completamente chiuse, su di loro non si può più indagare. Allora, grazie ad Alvaro Fiorucci. Prego. Ricordo Reperto 36, il libro che cerca di sbrogliare questa infinita matassa.